bene. Janice, devi andare via di qui immediatamente. Padre, ma noi non possiamo lasciarti qui. Non voglio. Dovete, non avete modo di raggiungermi. Questa è la galleria più lunga in cui sono mai stato. Un momento. Ah, Orco. Salve a tutti. Ma perché ci avete messo tanto tempo? Abbiamo avuto un piccolo imprevisto. Ora dobbiamo pensare a come fare per salvare il re Boreas. Non mi sembra facile. Ho trovato. Qual è la tua idea, Janice? Per fare quello che ho in mente ci sarà bisogno dell'aiuto di tutti. E credo che possa funzionare. Per prima cosa, Orco volerà sul crepaccio portando con sé questa corda che poi dovrà legare alla scala. Ah, ben detto, ci vado subito. Poi, Battlecate porterà i men giù per la discesa ghiacciata fino all'orlo del crepaccio. E come farà il povero Battlecate a non scivolare sul ghiaccio? Potrà riuscirci con i suoi forti artigli. Le zampe funzioneranno come dei piccoli scarponi chiodati. Mi sembra un'ottima idea. Poi Orco ti passerà l'altro capo della corda, Imen, e tu lo legherai ben stretto attorno alla sella di Battlecate. Quindi mi arrampicherò sulla corda, vero Janice? Sì. Questa sì che è un'idea veramente eccezionale. Ottimo lavoro, piccola mia. Oh, grazie mille. Benissimo, sbrighiamoci. Bel lavoro, Orco. Ora vediamo se riesco ad arrivarci anch'io. Tieniti forte, mi raccomando, Battlecate. Non ti preoccupare. Spero tanto che funzioni, Orco. Anch'io. Vi porterò fuori di qui in un baleno, maestà. Grazie, Imen. Pensavo che non ce l'avrei mai fatta ad uscire vivo da qui. E ora speriamo di riuscire ad arrivare in tempo al castello. Assolutamente, non dobbiamo cedere. No, ma io dico il tempo è scaduto. Dove sono i cristalli energetici? Noi non te lo diremo mai. Peccato, speravo che consideraste le cose dal mio punto di vista. Abbatti quella porta. Eccoli là. Un campo di forza, ma non mi fermerà di certo. Metti fuori uso il loro alimentatore, presto! Finalmente! Ora i cristalli energetici sono in mio possesso! E tutto il popolo di Eternia sarà finalmente in mio potere! Resta dove sei! Ah, non riesco a liberarmi di te, Imen! Accidenti! Come vedi, Skeletor, il tuo piano è destinato a fallire miseramente. Io non avrò i cristalli, Imen, ma tu non potrai mai avere me! Grazie per l'aiuto, Imen. Hai salvato non solo il mio regno, ma probabilmente anche tutta Eternia. Ho fatto soltanto ciò che potevo, Boreas, ma non ci sarei mai riuscito da solo. Janice mi è stata di grandissimo aiuto. Dici sul serio? Se non fosse stato per Janice, tuo padre sarebbe ancora prigioniero nella montagna di cristallo. Ah, grazie, piccola mia. Da oggi chiederò molto più spesso il tuo parere. E la prossima volta che vorrei dirmi qualcosa, sorellina, ti assicuro che ti ascolterò. Sì, ti ascolterò, lo prometto.